Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi voglio rispondere alle richieste di tanti utenti di questo spazio che mi hanno domandato quale possa essere la giusta attrezzatura per gestire esche di questo tipo. Il popper. Quindi mettetevi comodi perché iniziamo. Via. Bene, parto col dirvi che quella che sto per offrirvi è la mia personale opinione sull'argomento. Non prendetela per verità assoluta, ma insomma valutate, coscienti del fatto comunque che quelli che poi devono guidarvi nella scelta comunque di un attrezzo devono essere solo ed esclusivamente i vostri gusti. Bene, fatta questa premessa, che cos'è un popper? È un'esca galleggiante che è caratterizzata da questa concavità anteriore che gli consente di raccogliere l'acqua e di spruzzarla in avanti. Naturalmente un'esca con queste caratteristiche può essere animata in modi diversi, nonostante almeno all'apparenza possa sembrare che si presti ad un solo recupero, che appunto è il recupero che gli consenta di spruzzare l'acqua in avanti. In realtà un'esca di questo tipo è molto personalizzabile e la varietà delle personalizzazioni di quest'esca, quindi la possibilità di farle compiere tipo di nuoto diverso, di farla nuotare appena sotto il pelo dell'acqua o di farle compiere magari un movimento a zig zag, dipende anche dall'attrezzo che si utilizza. Naturalmente questa attenzione all'attrezzatura potrebbe far storcere il naso a tanti, perché sembrerebbe quasi che per ogni esca sia necessaria una canna diversa. Potenzialmente è così, ma è anche vero che molte volte bisognerebbe fare di necessità virtù, perché lo spinning si pratica con una sola canna, quindi si potrebbe scegliere una sola canna, mentre le condizioni che ci si presentano davanti una volta arrivati in spiaggia, in scogliera, comunque raggiunto lo spot, potrebbero richiedere invece l'utilizzo di esche diverse per tipologia, per peso e per dimensione. Quindi sarebbe opportuno magari scegliere una canna diciamo molto eclettica che consenta l'utilizzo di esche diverse. È anche vero però che alcune esche per caratteristiche richiedono che l'attrezzo che li anima e che naturalmente deve essere mosso dal pescatore, perché poi lo stesso pescatore possa imprimere quel tipo di movimento all'esca, deve avere insomma delle caratteristiche particolari. Io vorrei mostrarvi un'esca di questo tipo, una gomma che in questo momento non c'entra con l'argomento del video, ma è necessario per far sì che possiate comprendere il discorso che voglio farvi. Ecco, questa gomma è montata su una testina piombata, però l'amo è innescato, è un amo nascosto che serve insomma a ridurre comunque gli incagli che si potrebbero presentare sul fondo. Un'esca di questo tipo, l'efficacia dell'allamata utilizzando un'esca di questo tipo dipende solo ed esclusivamente dalla ferrata, perché una ferrata più pronta, una ferrata molto più energica, sicuramente pianterà l'amo nella bocca, nell'apparato boccale del pesce. Non stiamo parlando di una... Considerate che questa è un'esca che si muoverà molto lentamente, si agiterà magari sul fondo e quindi non c'è questo movimento nel recupero dell'esca, ma magari l'esca è ferma, il pesce la aspira e quindi tutto insomma l'efficacia nell'allamata dipende esclusivamente dalla ferrata. Questo cosa significa? Si traduce nella ricerca di un'attrezzatura adeguata affinché questa ferrata sia efficace. Sicuramente una canna più pronta trasmetterà quindi la forza in maniera maggiore, la forza che il pescatore imprime alla canna la trasmetterà in maniera maggiore all'esca, quindi attraverso il filo e quindi all'esca, e l'amo si pianterà con più facilità rispetto magari a quello che farebbe una canna più morbida.
Lo stesso discorso può farsi per tutte le tipologie di esche, partendo dai long jerk, passando per i lipless, per i jig, per i quali io ritengo che alcune caratteristiche specifiche della canna siano essenziali per un loro corretto movimento, per una loro corretta animazione, e finendo con appunto le esche top water. Io ho notato che per questa categoria di artificiali, quindi per le esche che lavorano in superficie e che si muovono in superficie, e in particolare per i popper, sia più corretta l'animazione se si utilizza una canna leggermente più morbida in punta. Io ho fatto un tentativo, sono anni ormai che utilizzo esche canne più morbide, canne con azione un po' più moderata rispetto alle classiche extra fast che si utilizzano per il bass fishing e che hanno avuto un'ottima applicazione in mare, però ritengo che una canna più morbida consenta all'esca di compiere l'intero movimento, che si tratti della semplice poppata o del nuoto appena sotto la superficie per poi riemergere ed emettere quella poppata, però poi riimmergersi immediatamente, che si tratti del movimento walking the dog, quindi a zigzag. Ho utilizzato, proprio perché sono convinto che una canna con queste caratteristiche consenta un migliore movimento delle esche di superficie, ho utilizzato una canna da short jigging come tentativo di dimostrativo, per appunto verificare che quanto dico sia corretto. E utilizzavo appunto quest'esca, questo è il Beam Popper 130, l'ho usata in una giornata fantastica a Serra, che fra poco vi mostro, vi ho già mostrato qualche immagine in qualche video precedente, ma voglio farvi capire perché una canna più morbida sia più idonea se si utilizzano esche di questo tipo. E ho utilizzato questa canna da short jigging, la Cold Sniper da 80 grammi, che avete visto all'opera nell'ultimo video, per mettere in pratica quelli che sono fondamentalmente i tre tipi di recupero che mi piace fare quando utilizzo un'esca di questo tipo: un popper con la bocca più stretta, la bocca non troppo ampia. Il primo chiaramente è quello più comune, quello che si associa immediatamente al popper, che è il classico movimento lento con la gercata ritmata che fa appunto al popper emettere questo schizzo, la frenata e poi una veloce ripartenza. Piccola interruzione, siete in tantissimi a vedere i miei video, di questo sono estremamente felice, però una grande fetta di questo enorme pubblico non è ancora iscritta al canale. Se sei tra questi, valuta l'idea di iscriverti ora. Ti costa pochissimo, due click per me sarebbe molto importante. Il secondo tipo di recupero invece è un po' più anomalo, non troppo comune, ma fa di quest'esca un'esca abbastanza eclettica, perché un po' per la bocca stretta, se animato correttamente, può compiere anche un movimento a zigzag, intervallato magari da alcuni spruzzi direzionali, chiaramente determinati appunto dalla concavità frontale. E questo tipo di recupero, se eseguito correttamente, può essere molto stimolante per pesci in condizioni difficili, in condizioni di scaduta, quando ci sono appunto quelle schiumate. Ci si vede appunto quest'esca che nuota a zigzag ed emette appunto anche le poppate. Praticamente si tratta di due esche in una, un walking the dog e un popper.
Infine ho messo in pratica quello che ritengo il recupero migliore in condizioni di frenesia alimentare, in condizioni in cui i serra o comunque i predatori, che siano serra, lecce, sono disponibili ad attaccare, potrebbero essere addirittura frenati da recuperi lenti, e credo che un recupero veloce sia quanto di meglio si possa fare se si vuole raggiungere, appunto, arrivare allo strike e stimolare quindi al meglio questi pesci che sono molto aggressivi in quei frangenti. Queste esche qui, io chiaramente parlo del beam popper, però le esche che i popper che hanno questa caratteristica, che hanno una concavità non troppo ampia, possono nuotare anche sotto il pelo dell'acqua e lasciarsi dietro tante bollicine, tante schiumate, riemergere ed emettere appunto la poppata, quindi emettere questo spruzzo, riemergersi tutto a una velocità incredibile. Chiaramente il recupero deve essere veloce, il mulinello deve aiutare tanto, per questo l'attrezzatura deve essere equilibrata, però in frangenti di questo tipo può veramente fare la differenza. E con questo tipo di recupero sono riuscito a intercettare diversi pesci serra di buona taglia con appunto il beam popper. In quell'occasione utilizzavo la NRX 843, che è una canna, la vecchia serie NRX, top di gamma di casa G. Loomis, pensata per l'utilizzo in mare. Rispetto alle sorelle 803-804, risulta essere più moderata, un'azione più dolce in punta, e sicuramente ciò facilita l'utilizzo delle esche di superficie, in particolare del popper. Quel giorno ero in kayak, mi sono divertito tantissimo, vi mostro insomma qualche frammento di quella giornata per mostrarvi appunto la tipologia di recupero che ho messo in pratica e quando i serra decidevano insomma di attaccare. Quando l'esca ripartiva, toccata l'acqua ripartiva, iniziava ad emettere queste spruzzate e queste immersioni appena sotto il pelo dell'acqua, i serra non riuscivano a resistere a questo tipo di recupero, a quest'esca. E poi tu l'hai preso su un'altra, ma già non sulla seconda. È stata la prima che non l'hai vista, la seconda non mi sa che l'hai vista. Sì. Era dopo la porta, eh. Dove siamo ora? Dove stiamo lanciando qua? Ehi! Un altro! Grande prova per il beam popper! Mi servirebbe un'altra volta il guadino, però! Ho paura che mi salti. Ma tu ti giri? Non è che mi giro, mi sta tirando. Aspetta. Vieni da questa parte. Aspetta, copa. No, vieni verso la mia destra. Da dove vengo? Sinistra o destra? Da questa parte, da questa parte. Che di qua lo gestisco io. Cioè, se non si slama sto pesce. Gran bel pesce col popper che è ancora incastrato nel guadino.
gran bella serata. Pesce bellissimo, pesce molto bello. Bene, il video termina qui. Avrei potuto parlare di tante altre sfaccettature, però poi sarebbe diventato un video troppo lungo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace utilizzare una canna con queste caratteristiche o preferite canne, insomma, più fast, più pronte in punta quando utilizzate esche che lavorano appena sopra o sotto il pelo dell'acqua. Vi ricordo di cliccare il tasto mi piace qualora non l'abbiate già fatto, per incentivare l'algoritmo a proporre questo contenuto a chiunque possa essere interessato a questo argomento. Magari fatelo anche voi, condividetelo con qualche vostro amico, con chiunque abbiate avuto magari un dibattito proprio su questo tipo di tema. Chiaramente scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina così poi verrete notificati tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Vi ricordo che in descrizione troverete un po' di link, c'è quello che rimanda al mio sito internet, utilizzando il codice sconto PESCA15 avrete diritto al 15% di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo, c'è il link del mio libro Il buio senza voce, il link del mio secondo canale YouTube. Magari ci possiamo ritrovare anche lì, parlo di altri argomenti, però potrebbero interessarvi anche quelli. E niente, noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!